benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Manca poco all'inizio di questa ottava edizione del Grande Fratello. Una edizione del tutto nuova, visto che sarà un mix tra personaggi famosi e persone comuni. In questi giorni non si fa altro che parlare dei possibili nuovi vipponi che varcheranno la famosa Porta Rossa di Cinecittà. Sono spuntati vari nomi, alcuni improbabili, altri invece più che attendibili. In queste ultime ore, pare che Alfonso Signorini sia riuscito a mettere a segno due nuovi colpacci. Sarebbe infatti riuscito a convincere l'attrice Beatrice Luzzi e la cantante Fiordaliso a far parte del cast di questo GF Vipotto. Smentita invece la partecipazione di Claudia Cole e Alvaro Vitali, due VIP che erano stati accostati al reality nei giorni scorsi. Dunque, con Beatrice Luzzi e Fiordaliso, salirebbero a 8 i VIP sino ad ora scelti dal buon Alfonso. L'attrice e la cantante andrebbero infatti ad aggiungersi a Alex Schwarzer, Ciro Petrone, Giampiero Mughini, Samira Lui, Grecia Colmenares e Massimiliano Varrese. Ci sono poi vari rumors che danno per certa la partecipazione anche di Rosanna Fratello, ma non solo. Tra i nuovi geffini potremmo trovare anche Cristina Scuccia, l'ex suor Cristina di The Voice ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi. Cristina era data come concorrente ufficiale di Tale e Quale Show di Carlo Conti, ma all'ultimo momento è stata esclusa. Ecco perché per lei si potrebbero aprire le porte della casa di Cinecittà. Nella casa potrebbe entrare anche Marta Flavi, ex moglie del compianto Maurizio Costanzo. Al momento comunque, la produzione del GF VIP non ha ancora confermato nessun nome. Come sappiamo, l'edizione del Grande Fratello che sta per partire sarà caratterizzata da meno trash, come voluto da Pier Silvio Berlusconi in persona. Insomma, ci sarà più rigore, a partire proprio dalla scelta dei concorrenti. Banditi gli influencer e i personaggi legati in qualche modo a OnlyFans. Ci sarà anche una sola opinionista in studio ad affiancare il nostro Alfonso. Si tratta di Cesara Buonamici, la giornalista del TG5. Rebecca Staffelli, la figlia del noto Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, prenderà invece il posto di Giulia Salemi nella postazione social. Insomma, i telespettatori dovranno abituarsi a diverse novità. Non è comunque detto che il rigore imposto dai vertici Mediaset dia i suoi frutti in termini di ascolti. In questi ultimi anni, i telespettatori sono stati abituati a vedere di tutto e di più, tra liti, trash, comportamenti sopra le righe e chi ne ha più ne metta. Ora, con lo stop a tutto questo, qualcuno sostiene che possa venire meno lo scopo del reality. Ossia quello di mostrare i vari personaggi per quello che sono veramente. Solo il tempo dirà se la mossa di Mediaset sarà vincente oppure no. Dipenderà tanto dalla scelta dei concorrenti e dalla loro capacità di incuriosire il pubblico con le loro storie. Detto questo, chi vorreste vedere nella casa? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!